Benedetto Potena, responsabile del pronto soccorso di Agnone, state effettuando dei tamponi sul personale medico che nei giorni scorsi sarebbe venuto a contatto con il medico del 118 di Riccia. Ecco, sì. Vuole illustrarci un po' quello che sta succedendo? Sì, è successo che purtroppo un medico che veniva qui a fare i turni presso il pronto soccorso è risultato poi positivo e quindi si è provveduto a individuare insieme all'ASRM il personale che era venuto a contatto. Abbiamo individuato 8 persone che avevano avuto un contatto vero e queste 8 persone 14 giorni fa sono state messe in quarantena presso il loro domicilio. Oggi la quarantena è finita ieri, oggi queste persone, queste 8 persone si stanno proprio in questo momento presso la tenda del pre-triage qui montata ad Agnone, si stanno sottoponendo al test per il Covid-19. E chiaramente appena avremo avuto il risultato queste persone torneranno al lavoro. Nel frattempo, in questi 14 giorni, il pronto soccorso è stato sanificato ben 2 volte, quindi io posso dire con abbastanza tranquillità che in questo momento il pronto soccorso di Agnone è perfettamente funzionante, è sicuro e quindi le persone che hanno bisogno possono accederci tranquillamente. Chiaramente seguiranno dei percorsi particolari dedicati proprio dovuti al momento che stiamo vivendo, insomma. Dottor Potera, quali le differenze tra quello che si sta vivendo all'ospedale Veneziale di Isernia e quelle che si vivono qui al Caracciolo? Ma la differenza è forse nei numeri, anche se c'è da dire, io lavoro anche a Isernia, i numeri si sono ridotti a Isernia così come a Agnone. I percorsi più o meno sono gli stessi, chiaramente Isernia è una struttura più grande, sono stati fatti dei lavori importanti, strutturali anche. Qui abbiamo attrezzato la tenda a pre-triage e oltre alla tenda abbiamo individuato anche una stanza, viste anche le condizioni climatiche, dove possiamo fare lo stesso pre-triage, stanza che è allocata lo stesso al di fuori dell'ospedale. Diciamo che queste persone hanno, come dicevo prima, hanno avuto un periodo di quarantena, cosa che non è successo a Isernia. Questo, e qui parlo anche a livello di sindacalista della NAO, la NAO si sta battendo affinché vengano aumentati tutti quanti i tamponi a livello del personale sanitario. Noi siamo riusciti ad avere anche la quarantena e quindi siamo sicuri che queste persone chiaramente non hanno trasmesso, no? Per fortuna anche se poi è successa la stessa cosa, in quanto i tamponi sono stati per fortuna tutti quanti negativi. Io chiedo proprio sindacalmente che vi sia una più attenzione per il personale sanitario che sta lavorando. C'è una norma che prevede che il personale sanitario non venga sottoposto a quarantena, continui a lavorare anche in caso di un contatto, però è una norma, lo stesso direttore generale ha detto che c'è in atto una grossa discussione, speriamo che si arrivi anche a una modifica di queste norme, proprio per garantire i pazienti che si avvicinano ai medici. Insomma, dottor Potena, possiamo rassicurare la popolazione di Agnone e dell'intero Alto Molise, ad oggi casi? Ad oggi casi, tranne, non ce ne sono stati, l'unico caso ci è stato importato purtroppo dall'esterno, non era neanche un paziente che è venuto al pronto soccorso, era purtroppo un operatore e lì chiaramente veramente c'è stata l'imprevedibilità. Si riferisce al medico di Riccia? Al medico di Riccia che ha fatto un turno qui. Negli ultimi giorni tutti quei pazienti che sono venuti ad Agnone sono stati pre-triaggiati e quindi quando sono entrati abbiamo cercato di farli entrare il meno possibile, di risolvere tutto già in fase di pre-triage, quelli a cui è stato chiaramente necessario farli entrare sono entrati certo con il massimo della sicurezza. Stanno arrivando anche donazioni importanti? Allora, proprio oggi, stamattina, è arrivata questa scatolina, questo è un pulsossimetro, ne sono arrivati 2, sono dei strumentari importanti, soprattutto in questa fase. E sono stati donati dalla Caritas di Trivento. Il fatto è che i 2 pulsossimetri sono delle persone utilissimi e le accettiamo, però poi ci è giunta notizia che la stessa Caritas di Trivento ha fatto una grossa donazione di 5.000 euro che sono stati già versati sul conto della ASREM e sulla causale c'è scritto da dedicare prevalentemente se serve, soprattutto all'ospedale d'Agnone. Quindi io voglio assolutamente ringraziare la diocesi di Isernia, di Trivento, chiedo scusa,
chiaramente il Vescovo e soprattutto Don Alberto Conti, che è il titolare della Caritas, che ha dimostrato ancora una volta quale persona sia, insomma, con questa grossa donazione, che dà anche speranza all'ospedale. Le attrezzature che eventualmente verranno prese chiaramente non verranno usate solo per questa emergenza, ma le useremo anche successivamente, ed è una buona ripartenza, speriamo, per un futuro che veda questo ospedale protagonista come lo è stato per tanti anni.